si rilascia attestato. Un podcast di Mara Rechichi, dedicato agli insegnanti che rincorrono i corsi di formazione. Benvenuti al settimo episodio di Si rilascia attestato. Oggi parliamo di formazione docenti, però cambiamo ambito, lasciamo le equip formative territoriali e ci trasferiamo in un altro settore che si occupa comunque di formazione. Oggi voglio portare il focus sulla formazione degli insegnanti nell'ambito di Riconnessioni, un programma di Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo. Riconnessioni è attivo sulle scuole del primo ciclo del territorio di Torino già dal 2017. Questo programma si è sviluppato intorno all'idea di come dovrebbe essere la scuola del futuro e agisce su due livelli. Il primo livello riguarda l'innovazione degli spazi e dei tempi dell'apprendimento e anche la costruzione di nuove professionalità nella scuola. Il secondo livello, invece, sviluppa un nuovo modello di infrastruttura internet in grado di sostenere efficacemente una nuova didattica personalizzata e interattiva. Per far ciò, in questi anni sono state messe in campo diverse azioni indirizzate sia ai dirigenti scolastici per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e anche indirizzate agli insegnanti per l'aggiornamento professionale sulle didattiche innovative con l'uso delle tecnologie. È proprio quest'ultimo aspetto che vogliamo approfondire con le nostre ospiti di oggi. Abbiamo con noi Chiara Ciociola. Chiara in Riconnessioni si occupa di coordinamento, formazione e sviluppo di progetti. Buongiorno Chiara, benvenuta. Buongiorno a te Mara e grazie dell'invito qui oggi. Senti Chiara, quali sono le tematiche sulle quali avete formato gli insegnanti in questi anni? Allora, come dicevi anche tu prima, Mara, l'obiettivo principale della formazione di Riconnessioni è lo sviluppo professionale degli insegnanti sulla didattica innovativa, sulle competenze digitali e sulla progettazione didattica. La nostra proposta formativa è molto laboratoriale, orientata appunto allo sviluppo professionale dei docenti, alla collaborazione e alla condivisione, facendo in modo che la tecnologia sia uno strumento e non il fine della nostra formazione. E per questo, diciamo, il nostro quadro di riferimento rispetto alle competenze che abbiamo scelto di trasferire nella nostra formazione è quello del DigComp, il quadro, insomma, delle competenze del cittadino europeo elaborato appunto a livello di ricerca, appunto a livello europeo, è il DigComp Edu, che appunto è il derivato di questo modello, però specifico sulle competenze digitali degli insegnanti. Per vedere i risultati della nostra formazione vi consiglierei di esplorare la nostra galleria. Sul sito di Riconnessioni c'è questa sezione dedicata in cui gli insegnanti che hanno seguito la nostra formazione hanno pubblicato le attività didattiche progettate dopo aver seguito i nostri corsi, sperimentati con gli studenti e poi ricondivise appunto con tutti, ma soprattutto con i colleghi. Benissimo, metterò poi il link allegato alla registrazione, diciamo, sulla pagina Facebook. Grazie Chiara. Allora, grazie, abbiamo con noi anche Roberta Levi. A lei, in Riconnessioni, è affidata la formazione e le relazioni con le scuole. Ciao Roberta, benvenuta anche a te. Ciao Mara, ben arrivata, grazie. grazie per averci invitato. Grazie a voi per aver accettato questo invito. Senti Roberta, allora, la pandemia ha colto impreparati gli insegnanti. Come ha affrontato invece Riconnessioni questo periodo? Allora, la pandemia ha trovato tutti impreparati, gli insegnanti, le scuole, il mondo e anche Riconnessioni. Riconnessioni che però proprio anche grazie agli strumenti che negli anni precedenti aveva passato agli insegnanti ha da subito riprogettato, riorganizzato a distanza tutta quella che era la formazione in presenza. In che modo? Abbiamo lavorato con dei webinar e poi abbiamo da quest'anno scolastico anche messo in piedi degli sportelli che accompagnassero, che aiutassero gli insegnanti, dirigenti, il mondo della scuola a risolvere quei dubbi, quei problemi che con la didattica a distanza si sono venuti a creare nelle scuole.
cosa abbiamo cercato di portare agli insegnanti, alle scuole con i webinar? Abbiamo cercato di rendere più facile la fruizione a distanza e abbiamo progettato la nuova proposta pensando a come essere più vicini alle scuole, aiutando proprio le scuole a trovare più semplice il lavoro a distanza. Abbiamo cercato di proporre esempi che mostrassero come l'uso di strumenti digitali avvicinasse e non allontanasse, esatto. Come l'aspetto tecnologico fosse un facilitatore e non un ostacolo. E questo l'abbiamo fatto presentando, ad esempio, nella struttura del webinar degli esperti, ma poi riservando al secondo momento del webinar un'esperienza di, diciamo, messa a terra, un modo per demistificare un po' quella che è l'idea della lezione a distanza e della difficoltà della lezione a distanza, ma cercando di dare degli strumenti pratici e mostrando come attraverso questi strumenti pratici già esistessero delle esperienze riproponibili in classe. Benissimo. Ritorno a Chiara. Senti Chiara, quali sono oggi i bisogni formativi dei vostri insegnanti, cioè degli insegnanti delle scuole che aderiscono a Riconnessioni? Ci cogli preparati perché abbiamo appena terminato un ciclo di laboratori proprio di rilevazione dei bisogni formativi per capire quale potesse essere, insomma, l'offerta più indovinata dopo questo periodo anche un po' accelerato rispetto alla formazione sulle competenze digitali. Sì. Quello che abbiamo rilevato è che il punto di vista della didattica, il desiderio è quello di raggiungere la possibilità di erogare una didattica inclusiva, personalizzata, che valorizzi le differenze nel gruppo classe, che la tecnologia rimanga all'interno della scuola, anche se non più come didattica a distanza, ma come strumento consapevole e creativo applicato alle varie discipline. Un altro punto importante è quello della valutazione e quindi la progettazione della valutazione anche formativa e non solo sommativa, che accompagni lo studente anche durante tutto il percorso di apprendimento come strumento di feedback e consapevolezza di quello che sta imparando. Dal punto di vista proprio invece dello sviluppo professionale c'è una forte richiesta di metodologie di progettazione didattica, cioè come progettare al meglio la didattica in modo che sia più incisiva possibile, ma anche di collaborazione e di rafforzamento relazionale all'interno della scuola in termini anche di empatia e benessere. Benissimo. Allora ci terremo pronti. Sì. Roberta, senti, invece cosa intende fare Riconnessioni per gli insegnanti nell'immediato futuro? Progetti nuovi. Ma allora, prima cosa, se ci fossero le condizioni, innanzitutto tornare anche noi a lavorare in presenza, facendo formazione in presenza, mantenendo però sempre una didattica mista, perché ormai è evidente che la scuola è cambiata, che un'altra scuola è possibile. Comunque, appunto, i nostri obiettivi sono quelli di sicuramente di continuare nel compito di contribuire alla crescita della comunità di Riconnessioni. In che modo? Facendo appunto dei percorsi di formazione che accompagnino, che facilitino e che validino le esperienze che in quest'anno si sono andate a formare e che si sono andate anche a consolidare. Quindi partire con modalità di formazioni e contenuti che comunque vadano in questa direzione. La scuola ormai non tornerà indietro, è evidente anche dai bisogni che ha appena riportato Chiara che sono cambiati, che comunque gli insegnanti stessi hanno ormai una consapevolezza molto forte del fatto che la scuola debba procedere attraverso le linee che sono quelle, tra l'altro, che abbiamo avuto da sempre come prioritarie in Riconnessioni, quindi creatività, innovazione e inclusione. La scuola deve essere creativa, innovativa e inclusiva, e quindi noi stiamo andando a lavorare per una formazione che di nuovo dia degli strumenti per metodologie didattiche più possibile nuove e per un'idea di didattica trasversale. Sempre il più possibile trasversale, anche perché noi lavoreremo per formare al come,
e non al cosa. Il cosa è comunque vostro e degli insegnanti. Il come pensiamo sia una delle linee che noi possiamo invece sviluppare e soprattutto in cui possiamo aiutare e rendere più facile il lavoro a scuola. Bene, allora siamo arrivati in conclusione. Domanda di rito per entrambe. Quanti attestati rilascerete? Mara, tantissimi. È la mia, è la, una delle attività, diciamo, costanti del progetto di connessioni, per me particolarmente faticosa perché non ho ritirato neanche il mio attestato di laurea. Benissimo. Beh, guarda, anch'io tantissimi, sono molto attenta al discorso dell'attestato. Sono così attenta che quando a me nel corso degli anni hanno proposto o propongono attestati, io chiedo sempre: ma a che mi serve? Sì. Grazie. E quindi dicevi? No, quindi appunto ogni tanto li metto in una cartellina che poi dimentico in giro e quindi gli attestati li rimango. Anche quelli comunque sono diventati virtuali adesso, cartelline di file. File. Esatto. Benissimo, ringraziamo Chiara Ciociola e Roberta Levi per essere state con noi. Con loro oggi abbiamo capito che Riconnessioni rimane un punto di riferimento importante per gli insegnanti, non solo di Torino, non solo del Piemonte, ma con i webinar anche per tutta Italia. Grazie Chiara e Roberta per essere state con noi, un caro saluto. A presto, grazie a te Mara. Grazie, a presto e buona scuola a tutti. Per noi appuntamento al prossimo episodio, a risentirci. Si rilascia attestato, un podcast di Mara Rechichi dedicato agli insegnanti che rincorrono i corsi di formazione. Ospiti della puntata, Chiara Ciociola e Roberta Levi. Avvertenza! Questo podcast non rilascia attestati di partecipazione.